E in ginocchio no. Ma facciamo di sedere comodi. È una lezione di... Allora, dobbiamo celebrare le partigiane in ricordo per quello che hanno fatto, per come hanno combattuto e non per quanto le hanno torturate, massacrate. Parliamo delle donne per quello che fanno, per come si difendono, per la parte buona, per la forza che hanno. Quindi in tal caso, se parliamo di violenze, parliamo dei violentatori. Tolgo. 36.000 partigiane, 700.000 fucilate, 5.000 arrestate, 16 medaglie d'oro, 32.000 caddero combattenti. Non è vero. Sono molte, ma molte di più. Lei allora. Ci partono di iniziativa. La resistenza non è stato un fatto solo militare, è stata organizzata per motivi di politica coscienza. Il popolo è l'acqua dentro cui nuota il guerrigliero. La partecipazione delle donne parte da motivi personali, civili, di bisogno, a differenza degli uomini che praticamente dicevano vabbè, invece che stare armato con la Repubblica di Salò me ne vado sui monti. Avevano dei buoni motivi, però le donne hanno scelto di fare questa cosa. E pensate che il lavoro delle donne ai margini oggi risulta essere un numero certamente superiore a quello degli uomini e superiore a quello delle donne nei movimenti clandestini degli altri paesi. Le staffette sono le più famose, ma in realtà non sono solo le staffette le più famose, ci sono le corriere, ci sono le infermiere. Pensate che la cosa, una delle... andavano, facevano assistenza alle carceri. Quindi entravano le donne nel carcere e cosa facevano? Non andavano a curarle perché le torturavano, ma raccoglievano notizie di quello che stava succedendo. Raccogliendo le notizie di quello che stava succedendo, cosa facevano? Organizzavano anche le fughe delle persone che potevano essere compromesse. E chi è che le aiutava nelle fughe? Le suore. Oh. Fratelli e sorelle, partiamo. È una chiesa aperta, è aperta la nostra chiesa. Con il fucile, la 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 la.
corpo, la nostra idea, libertà, semplicemente. E dicevano, fino agli anni 60 si è pensato che le donne, il loro apporto alla resistenza non fosse, come dire, non aveva senso manco parlarne perché erano poche. Oggi, a distanza di anni, cominciamo a mettere le targhe, oh, in zone di periferia, se abbiamo casa, tutte in periferia, cioè, ma abbiamo 27 anni. Allora, e praticavano, si armavano, anche no. Con la pistola, col minestrone, davano da mangiare, organizzavano riunioni, pensate, organizzavano le riunioni, quelle clandestine, ci pensavano loro. Pensate, una delle più famose proteste che sono state fatte a Genova, che poi sono state quelle che hanno contagiato. Ce l'avete presente? Riposo. Ce l'avete presente quella bella foto che ci sono gli operai messi così? Furono le donne a cominciarlo, perché all'Ansaldo sabotarono spegnendo, togliendo tutta la corrente in tutti i posti. Quindi iniziarono loro, si organizzarono, perché riuscivano a fare tutte le cose, quindi dicevano che era, e andarono poi dopo dai fascisti, come si chiamano i fascisti? Quelli là? Andavano da quelli là, i fascisti, a gridare in piazza, a gridare che avevano fame, a gridare che volevano finire la guerra. E cosa hanno fatto che avevano freddo? Perché c'era... hanno tirato giù gli alberi a San Biagarena e si erano... loro erano a tagliare gli alberi. Attraverso le tente vi daremo il libro delle preghiere. Lo sceglierete e sarete custodi della memoria di questa persona. Custodi per ora e per sempre, nei secoli e secoli. Leggiamo insieme mischiando le voci. Potete fare quello che volete. Più alto, più forte, più basso, alla rovescio, girate il foglio, quello che volete. E mischiamo, ascoltiamoci. L'unica cosa che ascoltiamoci è facciamo questa cosa in memoria di queste persone, che quando poi andremo a leggerci la storia di chi sono, di cosa fanno, riconosciamo la nostra libertà e anche la voglia di continuare semplicemente. Noi siamo questa continuazione, un passaggio di staffetta partigiana, la staffetta è quella, anche quel bastone che si passa. Noi lo stiamo facendo, cerchiamo di farlo nel modo migliore, ma essere qua è fare anche questa cosa. Gabarini! Non riesco a essere così soave. Noce Teresa, Alfa Cilio, Tea Benedetti, Teresa Mattei, Libera Robbia, Berta Marzia, Marita Popolo, Maria Enrico, Alba Gino, Lea Benedetta, Maria Carrea, Lina Bertolotto, Alba, Marcellina Forgellese, Elena, Stavia Bella, Caterina Condaglia, Libera, Bianca Palladino, Valentina Bertolotto,
Maria Benedetta, Benedetta Ada Bernardina Musso, Olivia Yolanda Marcolona, Vincenzina Bossa, ma siamo tutti nipoti di staffette. Io direi che potresti mettere tutti qua. Se loro sono pronti si scelgono un nome, ma come insieme diventate custodi di questa persona qua. È una cosa anche divertente. Ci avete coraggio di venire a prendere, no? Tipo comunione. Margherita Opolo. Piattino. Maria Lucaccini Codurri. Marina Addis Saba. Caterina Cornaglia. Nora. Famoso nome di battaglia. Elettra Pampolini, Lea. Maritita. Vera del Bene, Libera. Elettra Pampolini, Lea. Bella ciao, 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 Cesarina Chiavrera, bella ciao, Marina Brandita, bella ciao. Angela, casa in cui fece un primo incontro. Grazie!
scambiatevi un segno di tanta pace. Benvenuti fratelli e sorelle, celebriamo la messa partigiana, prego. Dove era Romagna?